congiuntivo perfetto latino corrisponde al congiuntivo passato italiano. Si trova per lo più in proposizioni subordinate, dove è sempre usato con valore relativo per esprimere un rapporto di anteriorità rispetto al tempo della principale. Come si forma il congiuntivo perfetto attivo? La formazione del perfetto attivo è la stessa per le quattro coniugazioni e per la coniugazione mista. Prendiamo come esempio il paradigma di laudo laudare. Dal paradigma isolo la forma al perfetto, laudavi, e da questa ricavo il tema del perfetto staccando la desinenza i, otterrò laudav. Al tema del perfetto così ottenuto aggiungerò il suffisso modale temporale eri, proprio del perfetto congiuntivo attivo. Otterrò quindi laudaveri. A questa forma aggiungerò le desinenze personali attive laudaverim, laudaveris, laudaveri, laudaverimus, laudaveritis, laudaverint. Ecco la coniugazione del perfetto attivo della prima coniugazione di laudo, laudaverim, che io abbia lodato, laudaveris, che tu abbia lodato, laudaverit, che egli abbia lodato, laudaverimus, che noi abbiamo lodato, laudaveritis, che voi abbiate lodato, laudaverint, che essi abbiano lodato. Abbiamo detto che la formazione del perfetto congiuntivo attivo è uguale per le quattro coniugazioni. Quindi nel caso di monere basterà prendere monui, staccare la desinenza i e procedere come con laudo. Quindi avremo monuerim, che io abbia esortato, monueris, che tu abbia esortato, monuerit, che egli abbia esortato, monuerimus, che noi abbiamo esortato, monueritis, che voi abbiate esortato, monuerint, che essi abbiano esortato. Coniughiamo il congiuntivo perfetto attivo di lego, leggere. Legerim, che io abbia letto, legeris, che tu abbia letto, legerit, che egli abbia letto, legerimus, che noi abbiamo letto, legeritis, che voi abbiate letto, legerint, che essi abbiano letto. Finiamo con la coniugazione del perfetto attivo della quarta coniugazione, audio, audire. Audiverim, che io abbia udito, audiveris, che tu abbia udito, audiverit, che egli abbia udito, audiverimus, che noi abbiamo udito, audiveritis, che voi abbiate udito, audiverint, che essi abbiano udito.